Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i Talk di Valori D, il primo appuntamento della nuova stagione. Abbiamo rubato il tema di questo talk ad un film, un docufilm che è in uscita in questi giorni nelle sale, che si chiama proprio La prima donna e che racconta la storia di una prima donna davvero speciale, Emma Carelli, vissuta tra gli anni 20 e 30, quando diventò una grandissima soprano, acclamata al tempo in cui i grandi nomi della lirica erano famosi come gli youtuber oggi. Ma oltre ad avere un grandissimo talento artistico, aveva un grande talento manageriale, per cui diventò anche una prima impresaria del mondo del teatro in un momento davvero molto molto difficile. E questa Emma Carelli ci porta proprio nel cuore del nostro tema, le pioniere, le prime donne, quelle che aprono la strada, quelle che vanno controcorrente, che insomma per prime si fanno posto in un mondo che fino ad allora è stato soltanto popolato da uomini. E vorrei parlare, proprio per entrare nel tema, con l'ideatrice, cioè con lei che ha riscoperto questa figura di Emma Carelli e quindi che ha ispirato questo docufilm, che è la nostra prima ospite, che è Alessandra Di Michele Bragadin. Eccola qui Alessandra, ciao. Buonasera, ciao. Buonasera, benvenuta. A te chiederei per prima cosa, proprio in poche parole, di raccontarci questo personaggio di cui conosciamo poco e quindi di portarci proprio dentro al tema. Allora, in realtà quasi tutti noi conosciamo ben poco di Emma Carelli, perché benché sia stata coeva di Toscanini, di Caruso, che tutti ovviamente di Mascagni, di cui tutti noi diciamo conosciamo la storia, Emma Carelli non è conosciuta e più, ma neanche in realtà agli addetti ai lavori, perché la sua storia è stata completamente sostanzialmente cancellata. E è una donna di fine 800, perché lei nasce nel 1877, eppure quello che mi ha affascinato in maniera incredibile è il suo essere così tanto una donna assolutamente contemporanea, perché è stata, come tu stessa hai raccontato, prima una grande soprano, è stata la prima a portare la Tosca all'estero, è stata la prima a scegliere l'interpretazione femminile diversa da tutte le, diciamo, da tutte le interpreti di quell'epoca, quindi non donne melense, ma donne forti. E poi soprattutto quando ha assunto la direzione del Teatro dell'Opera di Roma, che all'epoca si chiamava il Teatro Costanzi, nel 1912, ha inaugurato una stagione incredibilmente innovativa. Lei è stata quella che nel 17, quindi nel pieno della prima guerra mondiale, quando tutti i teatri in tutta Europa erano chiusi ovviamente per la guerra, è stata quella che ha invitato a Roma le avanguardie artistiche, è stata quella che nel 13 ha fatto esibire i futuristi nel foyer del teatro, creando anche scompiglio e stupore sostanzialmente nel pubblico dell'epoca. Nel 17 Stravinsky ha diretto diciamo, dal vivo due opere al Costanzi di Roma. Picasso ha esposto i propri quadri nel foyer del teatro e i balletti russi di Diaghilev anche loro hanno fatto scalpore. Quindi una incredibile innovatrice. Peraltro, diciamo, mi viene alla mente un parallelo con la situazione di oggi, perché il Musical Times, che è il giornale più importante a livello musicale, scrive: nel 1917, in piena prima guerra mondiale, quando tutti i teatri chiudono, l'unico teatro a rimanere aperto è quello diretto da una donna, Emma Carelli. Anche noi oggi stiamo vivendo un grande momento di crisi con il Covid. E effettivamente credo che anche adesso le donne si stanno distinguendo per il coraggio, per la forza di osare e di cambiare alcune regole. Emma Carelli poi ha avuto, diciamo, una vita complicata, difficile, perché all'epoca, un secolo fa, il mondo era molto più maschile di oggi. E voi immaginate che lei nel 23 è quella che accoglie il nuovo presidente del Consiglio in carica, quindi Mussolini, con un mazzo di fiori all'interno del suo teatro. E dopo poco tempo, in tutta Europa, ovviamente, ma anche in Italia, per l'instaurazione del regime, lei entra in qualche maniera nell'occhio del ciclone, perché è una donna eccessivamente indipendente e quindi la polizia segreta apre un fascicolo su di lei e
E dopo poco tempo, nel 26, lei viene destituita dalla direzione del teatro, perché evidentemente era troppo controcorrente, troppo autonoma, troppo indipendente, troppo coraggiosa per quei tempi. E la domanda è, e oggi la situazione è molto diversa? Ce la faremo dopo sicuramente. Intanto grazie, perché è davvero, tra l'altro, la storia di questo personaggio in realtà è la storia di molti dei personaggi che abbiamo qui come ospiti. Infatti quando si parla di prima donna in Italia viene subito in mente il nome di Amalia Ercoli Finzi, che siamo felicissimi di avere qui come ospite speciale in questo talk. Perché viene in mente Amalia Ercoli Finzi? Posso dire la sua età, perché so che la dice tranquillamente e serenamente. È nata nel 1937 e oltre ad essere stata la prima grande ingegnere aeronautica italiana, consulente per l'ESA, per tanti istituti di ricerca, ma soprattutto in questo momento, cioè l'ultimo grande lavoro che ha fatto è stato quello di mandare una sonda, di farla atterrare dopo un viaggio lungo ben 10 anni su di una cometa. Quindi ha portato l'occhio dell'uomo in un posto incredibile. E l'ha fatto proprio negli ultimi 10 anni, praticamente, perché è di pochissimo tempo fa questo grandissimo successo. Allora, quando io ho avuto il piacere, insomma, su Donna Moderna di ospitare spesso appunto Amalia Ercoli Finzi, ha raccontato la sua storia anche a Valore D in un altro contesto, e quando ha raccontato la sua storia, ecco, la curiosità principale è questa: com'è possibile che una donna a quel tempo avesse la forza non soltanto di aprire una strada, ma poi di rimanerci in quella strada, perché come è stato per Emma Carelli, non è facile il percorso di chi decide di essere la prima donna. E la risposta di Amalia Ercoli Finzi è sempre stata: avevo una grandissima autostima. Io adesso vorrei sapere appunto da lei come si è costruita quell'autostima, che tipo di educazione, che tipo di incontri hanno mattoncino dopo mattoncino costruito la solidità di un'autostima del genere. Allora, intanto è un piacere essere qui, no? Essere una prima donna in assoluto. Allora, vengo da una famiglia della media borghesia dove le donne non godevano di considerazione. In famiglia mia contava mio padre, severissimo, severissimo, mia madre che era l'ombra di mio padre, i miei fratelli maschi, una mia sorellina che era debole di salute, quindi era davanti a lei, il cane, il gatto, e poi venivo io. Cioè, non godevo di nessuna considerazione. Questo mi seccava moltissimo, soprattutto mi seccava il fatto che le donne, le bambine, non fossero considerate. Cioè, si diceva sono pettegole, sono piagnone, così via. Quindi per le bambine non c'era spazio. E io effettivamente ero una bambina e dicevo: ma io sono brava, io me lo ripetevo, io soprattutto sono curiosa. E mi sembrava che questo essere curiosi fosse una qualità che andava coltivata. Io mi ricordo che una delle prime domande che ho fatto, ero una bambina proprio, forse avrò avuto 4 anni, è stata, me lo raccontava mia madre, scandalizzando, dicendo: come mai le stelle brillano? E effettivamente mia madre non mi ha risposto, ma anche a tanti altri a cui io l'ho domandato, perché a me sembrava che la curiosità fosse proprio la porta per poter entrare nel mondo, capire le cose. Quindi che fossi brava, io non lo so se effettivamente ero brava, però io me lo dicevo sempre. E siccome non ero da bambina, ma da ragazzina così, non ero una bellezza, questo è sicuro, mentre in famiglia mia c'era mia sorella che era la bella di famiglia, no? Noi abbiamo sempre in famiglia una che è bellissima e lei era la bella di famiglia. Allora, quando mia madre ci presentava dei suoi bambini, presentava sempre prima mia sorella, che le faceva fare bella figura. Quando poi presentava me, diceva: ma questa è intelligente. E così offendeva sia mia sorella che me, nel senso che effettivamente questo voleva dire che io non ero proprio bella per niente. Insomma, io credo che l'autostima vada coltivata, nel senso che ciascuno di noi ha un suo ambito di eccellenza. Questo lo dico proprio non solo per le donne,
per le quali è verissimo, ma anche per gli uomini, per i figli. I figli, noi dobbiamo pensare che ciascuno dei nostri figli ha il suo ambito di eccellenza. Bisogna saperlo trovare, perché è chiaro che se noi sviluppiamo questo in cui questa persona è capace, la sua stima aumenta di colpo. Certamente, se continuiamo a dire, come dicevano a me, sei un asino, sei un maschiaccio, non fare così via, l'autostima è spesso è messa in crisi. Però io l'autostima ce l'avevo. Ce l'avevo e soprattutto mi è maturata molto, diciamo, aumentata molto, quando sono andata all'università. Io ho fatto il Politecnico di Milano, che è una scuola assoluta di eccellenza, che mi ha insegnato tanto, soprattutto mi ha insegnato a ragionare, quello che noi docenti del Politecnico facciamo poi con i nostri studenti. Allora, lì mi sono proprio accorta che io ero meglio dei miei compagni, nel senso che le cose le capivo prima. Ho tanti compagni simpatici, intelligenti. Il primo anno ho avuto anche una trentina di domande di matrimonio, per dire che c'erano le ragazze. Noi eravamo 5 ragazze e 150 maschi, è chiaro che qualcuno che ti faceva la corte ti prova subito. Però, come dico sempre, quando ho fatto l'esame di analisi 1 e ho preso 30 lode, l'esame di geometria ho preso 30 lode, l'esame di fisico ho preso 30 lode, chimico ho preso 30 lode, tutti i miei innamorati sono scomparsi. Perché effettivamente le donne che hanno un po' di autostima fanno paura, perché la società, fa molto comodo che noi stiamo tranquille, che non ci lamentiamo, che non chiediamo niente, svolgiamo il nostro ruolo, la cura, perché è chiaro che noi abbiamo un'etichetta sulla testa, noi dobbiamo curare gli altri, sia la casa, la famiglia, i malati, tutto. Allora, se noi dovremmo, secondo quello che pensano le persone, tenere questo tono minore, no? Non dare fastidio. Quando si dice dietro un grande uomo c'è una grande donna, può figurarsi, davanti a un grande uomo c'è una grande donna, su questo sono assolutamente sicuro. Comunque, non è stato facile nel momento della crescita, nel momento della giovinezza e anche nel momento del corpo, non è stato facile neanche adesso, perché credete, c'è sempre da battagliare. Molto abbiamo fatto, ma c'è ancora tanto da fare. Grazie, effettivamente ha ragione. Il percorso, adesso per completare la sua storia, non credo che abbia sposato uno dei suoi pretendenti dell'università, però ne ha sposato un altro e ha fatto ben 5 figli, quindi sul tema della cura ha anche dato molto, dato moltissimo. Sul tema del battagliare ha perfettamente ragione, perché poi il percorso non si ferma all'inizio, all'osare, ma va avanti ed è sempre molto complesso. Adesso io farei un balzo anche temporale e di ambito, quindi abbiamo visto il mondo del teatro, dello spettacolo, il mondo della scienza, andiamo nel mondo degli architetti, che adesso è sotto gli occhi di tutti, no? Gli archistar sono diventati anch'essi i nuovi personaggi un po' idolatrati, e in questo mondo abbiamo un ospite, Guendalina Salimei, che si è laureata in architettura nel 1990, quindi facciamo, come dicevo, un balzo temporale, eppure allo stesso modo nel 1990 il percorso, diciamo, scritto per una donna era quello, dopo la laurea in architettura, più l'interior design. Però Guendalina Salimei non ne voleva sapere di interior design, voleva fare l'architetto, voleva lavorare sulle città e non lavorare in modo semplice, costruendo dal nulla, ma voleva rigenerare luoghi che sono davvero le periferie urbane, sono luoghi del degrado, e quindi lei ha firmato tra le più grandi opere di rigenerazione urbana che abbiamo in Italia, tra cui quella del Corviale, che è stato poi il motivo per cui è stato girato un film ispirato alla sua storia nel 2014 con Paola Cortellesi. Ora, oggi sono passati, da quando lei si è laureata, sono passati 30 anni. Il numero di donne che si iscrivono e si laureano in architettura è salito, sono circa il 42%, però se andiamo a vedere le firme dei progetti sono ancora pochissime. Questo vuol dire che molte architette si laureano e non fanno le architette, vanno a insegnare a scuola, fanno altri lavori collaterali, insomma. Questo perché è molto difficile, e nel film che raccontava appunto la sua storia c'è una scena che sono
non essere vera, di quando Paola Cortellesi si traveste da uomo per ottenere la firma su un progetto, però si ispira a qualcosa che è successo in qualche modo anche a lei. Cioè nel 2014 leggevo che si è vista rifiutare il titolo di professore da una commissione di 5 uomini. Siccome cose del genere, anche Amalia Ercoli Finzi ci ha raccontato di aver dovuto difendere con i denti poi il ruolo, la strada che si è aperta. Ecco, volevo chiederle come si fa a vivere una vita perennemente in battaglia. Arriva mai la tregua? Oppure arriva mai un momento in cui si dice ok, sono stata accettata da un mondo in cui mi sono fatta strada un po' a forza? Allora, buonasera, grazie dell'invito, sono molto felice. Allora, la cosa strana è che in effetti allora, siccome venivo, facciamo anche un piccolo inciso così, venivo da una famiglia dove in realtà la mia mamma invece era una femminista molto avanti e quindi non ci aveva fatto notare, io ero piccola, non capivo la differenza, quindi noi eravamo tutti uguali, io pensavo che noi fossimo tutti uguali, quindi in effetti quando io ho iniziato poi a fare l'architetto non avevo la consapevolezza di fare una cosa un po' particolare e strana, perché pensavo che tutto sommato le donne avessero accesso tranquillamente. La cosa mi è sembrata un po' iniziata ad avere delle avvisaglie, perché in effetti di donne importanti ce ne sono, architetto ce ne sono pochissime. Non solo, ma oggi poi stiamo scoprendo che ce n'erano donne che facevano gli architetti anche nel 1900, ma erano purtroppo sempre, come dico io, sidecar di qualche architetto più importante. Per cui in realtà poi nella storia, e questa è una cosa incredibile, ma questo mi sembra che anche prima è stato detto anche per la cantante, non esistevano proprio le donne architette, tranne la Gaia Ulenti, che in effetti era un po' la donna che in qualche modo ce l'aveva fatta, ma pochissime le altre. Quindi questa cosa ho cominciato a dire, ma forse in effetti è qualche cosa di più difficile. Ma la grande passione che io in effetti avevo per questo mestiere, che non era neanche un mestiere di famiglia, quindi evidentemente ce l'avevo un po' nel sangue, mi ha portato poi ad avere dei ruoli, anche e soprattutto a fare delle cose che non sono in genere delle donne, no? Le donne sono un po' relegate appunto all'interior design, agli interni, di cui sono brave, perché appunto curano, hanno pazienza e tutte quelle cose per cui poi le donne sono apprezzate. E oggi che io insegno e che quindi ho anche la responsabilità dell'educazione, no? Di questo 42% che alcune volte è anche il 50%, ahimè, e le vedo, glielo dico, mi raccomando, voi dovrete essere più brave, dovete fare più fatica, perché in effetti è un mestiere maschile. Ma perché è un mestiere maschile? Innanzitutto perché è un mestiere totalizzante, cioè bisogna farlo con la testa veramente a 24 ore al giorno, no? Come dicono, H24, come oggi si usa dire. E soprattutto ha anche bisogno di stare dentro un mondo del cantiere, no? Il cantiere è un mondo, ma insomma le operaie non ci sono ancora oggi, quindi è un mondo maschile, per cui spesso, come mi succede, sia il direttore lavori, sia il capo, diciamo, di una squadra, c'è una squadra che sono tutti uomini, quindi non è assolutamente, diciamo, strano, ma spesso le riunioni, no? Alla fine io sono una sola e gli altri sono, ogni tanto dico, ma ci sarà qualche cosa, ogni tanto li conto, sono 35-40, e in effetti donne non ce ne sono. Ora, ovviamente la consapevolezza di fare una cosa, di essere un po' pioniera, assolutamente non ce l'avevo. L'ho cominciata ad avere quando ti chiamano e ti dico, ma come, tu sei una donna, ce l'hai fatta? E questo è un po' strano, no? Perché dice, ma come, ce l'hai fatta da sola? Com'è che ce l'hai fatta da sola? Com'è che riesci, no, a fare questo mestiere? Perché poi le donne molto spesso fanno le sidecar, come dico io, cioè fanno le sidecar, non è che non ci sono nel nostro mestiere, ce ne sono tante e di bravissime, ma spesso sono un po' in un secondo piano, cioè sono nel piano dello sfondo, non so come dire, no? E quindi tutto sommato non sono le portavoce, ecco, questo è un po' il tema.
ma strano, perché poi il nostro non è lavoro di equipe, quindi per esempio negli studi ce ne abbiamo tantissime di donne che lavorano, spesso, anzi devo dire, oggi sono anche più quasi dei colleghi maschi, ma fondamentalmente sono un po' in secondo piano. Questo purtroppo man mano con gli anni ho capito che poi è sempre più un problema, tant'è vero che adesso ho anche un po' accettato ci sono delle mie colleghe che dicono, le mie colleghe storiche, bisogna un po' riscrivere, no? Anche la storia dell'architettura. Proprio in questi giorni mi avevano contattato e mi hanno detto, ma non è il caso che forse la riscriviamo questa storia dell'architettura, dove il genere femminile non è esattamente, non è comparso, non c'è, non è neanche nominato. Incredibile. E allora loro dicono, forse andiamo negli archivi, ci sono tutta una serie di colleghe che stanno trovando anche delle figure importanti, che sono state anche pioniere, poi verremo perché magari mi farete delle domande a riguardo di questa cosa, ma pioniere anche di un punto di vista diverso, però non sono mai apparse e quindi non sono mai nominate. Laga Eulenti a un certo punto, quando è morta, mi è stato chiaramente chiesto di fare una commemorazione, quindi una piccola, diciamo, in un talk in cui noi insomma parlavamo di lei. Io mi sono studiata molto bene la sua vita e ho capito che lei è stata in effetti brava, perché in un mondo maschile dove lei sicuramente era brava, ma era comunque una donna, era una delle allieve di Roger, insomma stava anche proprio nel gota del sistema dell'architettura, però lei alla fine si è ritagliata una parte, che era per esempio la parte del design, ma soprattutto il riuso degli edifici. Mm-hmm. E perché l'aveva fatto? Perché non interessava, questo tema non interessava ai colleghi invece uomini, che preferivano fare ovviamente le costruzioni ex novo. E quindi lei, ritagliandosi una strada allora considerata secondaria, o comunque diciamo, no, una strada di livello B, chiamiamolo, in realtà è diventata invece, ha proprio individuato invece una strada che sarebbe stata oggi invece la principale. Quindi anche questa, riflettendo molto sulla sua vita e leggendo i suoi scritti, avevo capito come in realtà poi, ecco, lei prendendo una fetta di mercato, chiamiamola così, che non era allora considerata interessante, in realtà poi ha precorsi, ha fatto degli edifici, i riusi dalla Gare d'Orsay ai grandi palazzi in giro, sia a Palazzo Grassi, ma insomma in giro per il mondo, e ha riutilizzato i grandi contenitori storici e quindi ha precorso poi quello che è oggi una delle attività più importanti che noi facciamo. Quindi anche questo è un po'. È molto interessante questa storia che ci racconti e conferma l'importanza davvero di ricostruire la storia di queste grandi donne. È davvero una missione che secondo me ci dobbiamo mettere in questa generazione. Questa è un po' una cosa strana, hanno ragione, perché appunto le colleghe storiche hanno detto, ma forse non sarà il caso che la riscriviamo la storia? Ovviamente questo si può dire per tantissime professioni, praticamente per tutte, non solo per la nostra, questo è poco ma sicuro, gli ingegneri sicuramente, certo. La collega ingegnera saprà benissimo che ci sono tante, ugualmente nell'arte, nella musica, ma in tantissime altre, diciamo, professioni tecniche e artistiche, però fondamentalmente sì, nella nostra sicuramente andrebbe riscritto. Certo. Un altro settore che sicuramente ancora oggi ha pochissime donne in prima linea, pochissime prime donne, è proprio quello del giornalismo. E ci sono soltanto due direttrici donne di quotidiano e una è qui con noi ed è Agnese Pini. Agnese Pini dirige dall'anno scorso La Nazione
che è un giornale storico italiano, e in 160 anni di storia non ha mai avuto una donna a dirigerlo. Se vogliamo ampliare il calcolo, la percentuale di donne che dirigono giornali anche ai magazine, arriviamo comunque al 20% del totale. Con Agnese mi piacerebbe affrontare un tema che chiaramente mi sta molto a cuore. Nel momento in cui si affida ad una donna il compito di dirigere un giornale, di fatto si chiede a quella donna una certa visione del mondo, ed è una situazione ed è un caso straordinario in cui abbiamo l'occasione di dimostrare che noi donne messe a raccontare il mondo riusciamo a darne una visione diversa, perché siamo portatrici di una diversità. Allo stesso tempo però c'è la missione di dimostrare che quella diversità non è femminile, non è interessante soltanto per le donne, ma è una diversità, uno sguardo diverso che è interessante per tutti. Quindi mi piacerebbe sapere da Agnese come affronta questa sfida, quali sono le scelte che sta compiendo in questo suo anno e mezzo di direzione. Intanto buonasera e grazie, perché è davvero bello far parte di questo talk di Valore D, e ho sentito le ospiti di prima, le grandissime, bravissime ospiti di prima, e ero veramente felice di ascoltarle e di ascoltare le loro testimonianze, che mi hanno proprio arricchito, perché poi in loro ci si riconosce sempre, no? Il grande problema delle donne nel mondo del lavoro in generale, questo a qualsiasi livello, credo sia proprio l'assenza di modelli. Per cui io ricordo che da sempre ho cercato disperatamente dei modelli, fin da quando ero piccina, nella letteratura, nelle cose che mi piacevano, nei film, nel giornalismo poi, e di modelli femminili ce ne sono pochi, non perché ce ne sono pochi in assoluto, ma perché ce ne vengono offerti pochi, ce ne vengono tramandati pochi, le antologie cancellano la presenza femminile, no? I sussidiari cancellano la presenza femminile, quindi ricordo sempre questa ricerca di modelli da quando ero adolescente, che mi ha accompagnato, e tutte le volte che ci sono occasioni di ascoltarli è davvero un piacere. E venendo alla tua domanda, che è davvero poi un po' il punto fondamentale anche di quello che si è chiamati a fare, no? Quando si fa un giornale, tra l'altro è una riflessione che vale al di là del genere, assolutamente, perché poi che cos'è che differenzia davvero il giornale di carta ancora oggi rispetto ai mille modi di ottenere news, che sono davvero infiniti, no? E rappresentano anche uno dei problemi del nostro settore, tanto per i quotidiani quanto per i magazine, i settimanali, i mensili. La differenza è che i giornali di carta offrono non soltanto delle notizie, ma una visione del mondo, una lettura del mondo che è gerarchica, per cui chi acquista un giornale di carta, qualunque esso sia, acquista una visione del mondo che dà quel giornale, quindi danno quelle persone che fanno parte del giornale, che fanno la famosa riunione di redazione. Poi, a seconda dei propri gusti, delle proprie inclinazioni, del proprio credo politico, della propria fede, si può scegliere quale visione del mondo acquistare, ma acquistando un giornale si acquista una visione, una gerarchia, una lettura globale di ciò che è accaduto, e questo è davvero il valore aggiunto del giornale rispetto alle news che noi, per esempio, cerchiamo googolando su internet una parola di riferimento rispetto a qualcosa che ci interessa. Per cui, ecco, quando ci sediamo a fare la riunione di redazione e a stabilire questa gerarchia, il senso della responsabilità di quello che si va a fare, cioè so che ora sto dando appunto la mia visione dei fatti, e domani la offrirò al pubblico. Questa responsabilità si sente molto. E anche la questione di essere una donna e non un uomo che sceglie, che fa questa gerarchia, pesa non in una dimensione di genere. Io non credo che il genere possa davvero modificare nel profondo una nostra visione di mondo rispetto a quelli che sono degli ideali o dei sentire interiori, perché poi c'è anche questo davvero, no? Nella sensibilità con cui si maneggiano le notizie. Ci sono delle gerarchie che vengono dettate da sé, cioè dall'importanza oggettiva di qualcosa che predomina sul resto, ma poi tantissimo nel scegliere la gerarchia delle notizie è davvero invece legato alla sensibilità, al proprio gusto, alla propria interiorità, perché i giornali sono spazi limitati, quindi le scelte sono tantissime, e nelle scelte non clamorose entra molto in gioco
quello che siamo nel profondo. Quindi ecco, più che di differenze di genere parlerei di differenze di sensibilità, cioè di differenze di interiorità, che queste sì ci sono assolutamente. E c'è anche paura a volte a fare queste scelte con libertà, perché si ha paura che la propria sensibilità non sia giusta, non corrisponda davvero a un gusto di lettori a cui ci si rivolge, perché poi noi questo facciamo, no? Dobbiamo intercettare un pubblico, che è quel pubblico indipendentemente da noi anche. Poi noi possiamo, in quanto noi, intercettare un pubblico più ampio o sbagliare e quindi perdere lettori. Però dobbiamo sempre tenere conto, e io questo cerco di farlo, non sempre ci riesco, ma cerco di farlo, che il pubblico e il giornale esistono al di là di noi, per fortuna, e continueranno a esistere anche dopo di noi, così come esistevano prima. Quindi nella professione giornalistica, io penso poi in tante altre professioni anche che hanno a che fare con una questione di domanda e offerta, il peso della testata, quindi del giornale, che esiste appunto indipendentemente dalla nostra soggettività, sia sempre molto presente. Poi uno certamente capisce che si mette davvero in gioco in maniera completa, e allora può andare a toccare alcune tematiche piuttosto che altre, con la consapevolezza che lo sta facendo perché lo sente dentro come inclinazione personale. Il genere entra in gioco in altro, che non è necessariamente la scelta appunto gerarchica delle notizie, ma è direi l'attenzione e anche la delicatezza, e uso non a caso questo termine, con cui anche nelle cronache, poi La Nazione è un giornale che ha una vocazione soprattutto legata molto alla cronaca e al territorio, si vanno a raccontare alcuni fatti. In questo il mondo del giornalismo è cambiato già radicalmente negli ultimi 10 anni, non bisogna andare troppo indietro nel tempo, ed è cambiato malgrado siano ancora poche le donne, non tanto che fanno le direttrici, che sono davvero pochissime, ma che stanno in ruoli di vertice, soprattutto nei giornali generalisti. E ruoli di vertice intendo anche capi redattori, capi servizio, insomma, ruoli in cui si decide davvero qualcosa. Malgrado siano così poche le donne che stanno in ruoli di vertice, un po' forse per un'osmosi legata al fatto che poi i giornali rispecchiano la realtà, e quindi anche la realtà intorno a noi sta cambiando ed è cambiata negli ultimi 10 anni, c'è un'attenzione diversa nel trattare alcune notizie che prima venivano date con un cinismo che faceva molto parte della vecchia idea del giornalismo maschile, coi baffi, il sigaro tra i denti, la panza, la cravattona, i piedi sul tavolo. E questa immagine un po' stereotipata del vecchio giornalismo si sta, per fortuna, dico, per quanto potesse suonare anche romantica, e per quanto risuonasse romantica perfino a me, questo per dire che spesso poi noi interiorizziamo delle immagini maschili, no? anche noi come donne ci sembrano pure affascinanti. Non perché desiderassi farmi crescere i baffi e fumare il sigaro, però aveva un non so che di affascinante questa idea del giornalismo. Ecco, devo dire che questa patina dalle redazioni, che restano comunque ambienti decisamente maschili, perché sono appunto estremamente gerarchici, intanto il giornale, il quotidiano, ragiona ancora come un ambiente quasi militare, cioè la gerarchia anche di chi impartisce ordini è molto forte ed è assolutamente verticale, non si può prescindere da questo. Poi ci sono decisioni che vengono prese collegialmente, ma c'è sempre qualcuno che prende una decisione finale e la prende per tutti, e gli altri comunque sono tenuti a rispettarla. Questo è l'unico modo per far funzionare un giornale, altrimenti non si riuscirebbe ad andare in edicola tutti i giorni. Però si sta sgretolando piano piano questo stereotipo di mascolinità che prima prevedeva completamente le redazioni. Si sta sgretolando anche nel modo con cui vengono trattate, per fortuna, le notizie. C'è ancora moltissimo da fare, moltissimo. C'è ancora moltissimo da fare anche in un giornale diretto da una donna, perché quotidianamente mi scontro anche con le mie debolezze nel trattare alcune notizie, perché appunto anche le donne interiorizzano, certo, idee maschili, concetti maschili, parole maschili, e quando uso il termine maschili lo uso in questo senso in chiave negativa. Il termine maschile non è assolutamente negativo, tutt'altro, in questo senso però lo uso in una chiave non positiva, perché lo uso nella chiave in cui magari ancora con molta leggerezza si parla di stupri senza le dovute cautele, si parla di femminicidi senza la dovuta attenzione nel non usare parole come raptus, omicidio d'amore, ha ucciso la moglie perché le amava troppo.
tutti errori su cui 10 anni fa non si rifletteva, cioè si commettevano senza sapere che si stavano commettendo. Oggi si continuano a commettere, ma con una grande discriminante rispetto al passato, che si ha la consapevolezza che si stanno commettendo. E questa consapevolezza è stata ormai interiorizzata da quasi tutti i colleghi a livello trasversale tra le generazioni, per quanto ancora poi si commettano questi errori, perché sono duri a morire. E le parole sono davvero hanno davvero un potere incredibile di specchio, no? Rispetto alla società. Ci se ne accorge manovrandole, di quanto siano potenti e di quanto davvero raccontino come stiamo cambiando o al tempo stesso quanta ancora fatica facciamo tutti quanti a cambiare, io per prima. Grazie Agnese, soprattutto per l'ottimismo, per la visione comunque positiva, ma perché bisogna si vede averne. Che vivi all'interno di una di quelle realtà. Devo dire che da lettrice dei quotidiani fai più fatica a vedere il cambio di passo, però tu stando dentro probabilmente lo vedi che c'è più problematizzazione sull'uso delle parole. Lo vedo perché ho vissuto, io lavoro nei giornali da 13 anni quest'anno, e quando sono entrata, quindi non un secolo fa, perché 13 anni non sono pochi, ma in assoluto sono pochi, ho già visto cambiare moltissimo, moltissimo la sensibilità di chi lavora all'interno delle redazioni. Questo ci dà grande speranza. Vi assicuro che per quanto l'effetto non sempre sia ancora spesso stridente, ma la consapevolezza di chi commette anche questi errori è diversa rispetto al passato, quando non esisteva. Cioè 13 anni fa non esisteva nessun tipo di spirito critico rispetto all'utilizzo di certe parole, rispetto alla leggerezza con cui a volte si andavano a raccontare alcuni fatti. È uno spirito critico che è arrivato e lentamente, con grande lentezza, però è la stessa lentezza con cui poi cambia fuori la società nei confronti delle donne, nella percezione che hanno nei nostri riguardi, nella percezione che c'è nei confronti dello stalking, dello stupro, del femminicidio, della violenza di genere. Sono cambiamenti molto lenti anche nella società, e stanno arrivando in maniera molto lenta anche dentro i giornali, ma stanno arrivando. Grazie Agnese. E grazie. Teniamo presente che il fatto che per tanto tempo gli uomini abbiano raccontato il mondo attraverso giornali, gli uomini abbiano scritto anche le storie del cinema, le storie della televisione, e chiaramente ha condizionato anche il modo con cui noi donne siamo abituati a raccontare o ad ascoltare queste storie. E infatti tornerei un attimo al mondo del cinema, proprio perché quello è uno dei mondi dove ancora oggi, 100 anni dopo la morte di Emma Carelli, ancora la parità è ben lontana. È un mondo dove produttrici, sceneggiatrici sono davvero pochissime, percentuali minime, tanto che da anni c'è un grandissimo movimento nel mondo del cinema, sia per ottenere una parità di salari con gli uomini, ma anche proprio per spingere a aumentare la presenza femminile, perché più donne ci sono tra chi decide di raccontare una storia, più quella storia probabilmente avrà un punto di vista che include, diciamo, più verità, che include una verità perlomeno più completa. E volevo parlare con Alessandra Di Michele Bragadin proprio di questo tema. Ultimamente c'è stata uno dei, diciamo, dei punti di arrivo probabilmente di tutto questo movimento, sono state le nuove regole per l'assegnazione degli Oscar, che dovrebbero entrare in vigore nel 2024, e che prevedono che proprio nei film, sia nella trama, nella sceneggiatura, sia proprio nelle maestranze, in tutti coloro che sono dietro alla realizzazione di un film, ci sia una parità non soltanto uomo-donna, ma anche per quanto riguarda un po' il tema etnico, per quanto riguarda gli LGBT, insomma in tutti gli ambiti. E questo è un punto d'arrivo, e vorrei sapere da te il tuo parere. È un punto d'arrivo importante, è una bella notizia, come la dobbiamo leggere? Allora, io prima di rispondere direttamente a questa tua domanda, che entra proprio nel merito dell'attualità, vorrei ricollegarmi a una considerazione generale rispetto a tutti gli interventi delle amiche che mi hanno preceduto, perché noto una grandissima voglia e necessità di raccontare delle storie di donne, e nel mio caso mi sono, diciamo, appassionata alle storie delle prime donne, perché le prime donne sono quelle, diciamo, più disruptive, e quindi che segnano, diciamo, un cammino che poi altre percorrono. E tant'è che l'associazione che io ho fondato inizialmente l'ho dedicata proprio ad Emma Carelli, e poi l'ho intitolata Emma Carelli, la prima donna che,
E raccolgo volentieri questo, diciamo, questo auspicio delle amiche che mi hanno preceduto, che dicono effettivamente nel mondo dell'ingegneria, nel mondo dell'aerospazio, nel mondo delle scienze, nel mondo dell'architettura, io aggiungo nel mondo della musica, nel mondo del cinema, cioè in tutti i mondi è pieno di storie di donne, ma in realtà non si conoscono. Cioè queste storie vanno scoperte, vanno riscoperte, perché come devono diventare effettivamente dei modelli ispirazionali a cui le bambine di oggi e di domani possono, diciamo, guardare e avere dei modelli sostanzialmente da seguire. C'è e quindi l'associazione che io ho fondato è proprio dedicata alle prime donne e abbiamo un progetto con il Ministero delle Pari Opportunità e con il Ministero dell'Istruzione affinché proprio i ragazzi nelle scuole vadano loro a cercare storie di donne e che loro ce le vengano a raccontare. E io sono certa che gli archivi sono pieni di queste storie. C'è un documentario bellissimo che è stato prodotto dal Gina Davis Institute, che è un istituto che si occupa di gender nei media ormai da tanti anni, è uscito a Toronto nel 2018 e fa una fotografia incredibile del cinema americano, che se vogliamo, anche semplicemente per numeri e per importanza, è il cinema ancora oggi, diciamo, più importante. Fa una fotografia del cinema americano degli ultimi 100 anni, con le statistiche su il numero di produttrici, il numero di registe, il numero di sceneggiatrici, il numero di direttrici di fotografia, il numero di montatrici, e siamo sempre sotto al 10%. Quindi che cosa succede? Anche il minutaggio, diciamo, dei protagonisti, quindi delle vite delle persone che vengono raccontate, sono estremamente inferiori, se paragoniamo le vite, diciamo, degli uomini e degli eroi spesso alle vite delle donne. Quindi che cosa succede? Che il potere di rappresentazione delle storie in realtà è un potere immenso, perché è quello che poi ci condiziona, diciamo, l'immaginario collettivo. E se sono prevalentemente, diciamo, le sensibilità maschili che raccontano un mondo prevalentemente di sensibilità maschili, è chiaro che poi non ci si trova dove potersi identificare. Quindi questa famosa, diciamo, novità che è uscita adesso dall'Academy per l'assegnazione dell'Oscar 2024, quindi tra qualche anno, che in qualche maniera cerca di sopperire a un totale squilibrio, cerca, diciamo, di legiferare qualcosa ex post su una situazione che è totalmente sbilanciata, perché nella storia degli Oscar parliamo di in 90 anni un Oscar assegnato a una regista donna, nella storia del Festival di Cannes parliamo di meno di 5 premi in 70 anni di Festival del Cinema di Cannes, così anche per Venezia, così per tutti i festival. Quindi è chiaro che si cerca con una nuova, diciamo, legislazione di intervenire. Allora si è aperto il dibattito se questo non significhi creare delle storie a tavolino sostanzialmente, che quindi vadano ad incidere sulla libertà artistica, la libertà creativa e quant'altro. Secondo me il dibattito rimane aperto. Certo è che in qualche maniera c'è un tale squilibrio che effettivamente le statistiche, quindi i numeri, dimostrano in qualche maniera è necessario intervenire. Se sia la strada giusta lo vedremo. Sicuramente è importante iniziarne a parlare. Le presidenti di giuria delle ultime edizioni di Venezia, di Cannes, anche di Berlino, hanno dimostrato che il tema è diventato un tema molto attuale, e quindi io sono sicuramente contenta che sia diventato, diciamo, un tema, per quanto controverso, però che magari cerca di intervenire in uno squilibrio eccessivo in questo momento. Certo, grazie. Come al solito, insomma, il tema delle quote arriva a risolvere, forse a dare un'accelerata, diciamo così, ad una soluzione che forse avrebbe preso dei tempi troppo lunghi per avvenire naturalmente.
E vorrei anche commentare con Amalia Ercoli Finzi dei numeri che riguardano anche il mondo della scienza, il mondo delle ragazze che si iscrivono o che studiano discipline STEM, che in realtà sono molto positive. Adesso ho preso il mood dell'Agnese Pini, andiamo avanti con la positività, perché alla fine c'è è una grande storia comunque di accelerazione delle donne, quella che stiamo raccontando, perché appunto sembra che siamo arrivati come numero di iscritte alle materie STEM al massimo degli ultimi anni, quindi il 17,7% in Italia è la percentuale, con delle punte in Abruzzo dove si arriva addirittura al 20,8%, cioè parliamo proprio della quota di ragazze che si iscrivono a corsi di laurea STEM. È chiaramente una percentuale piccola, però c'è un aumento notevole e l'Italia compare quindi al terzo posto in Europa, quindi non siamo più il fanalino di coda da questo punto di vista. E volevo sapere appunto da Amalia Ercoli Finzi come si spiega questa accelerata, se l'ha percepita anche lei, che comunque penso sia ancora in laboratorio o comunque c'è stata fino a pochissimo tempo fa, mi so che frequenta tantissimo l'università. Ma io torno indietro un attimo a quando avete parlato delle quote rosa. Io non è che sono così favorevole alle quote rosa, io sono contraria alle quote azzurre, cioè in realtà sono gli uomini che violentemente prendono le posizioni più importanti e quindi prendono tutte quelle dove c'è il potere decisionale, e a questo punto a noi non resta che obbedire, cosa che non mi va assolutamente bene. Allora, da noi le cose nelle materie STEM, le cose stanno migliorando, posso dirlo. In fondo ci ho contribuito anch'io, perché non faccio altro nella mia vita. Io sono felice quando posso parlare di spazio e di donne. E di spazio perché ci vivo dentro, e di donne perché ho battagliato per l'emancipazione femminile fin da quando ero una ragazzina. Allora, i numeri stanno aumentando, però aumentano in una maniera strana. Pensate che quando al Politecnico hanno aperto ingegneria gestionale, molte delle iscritte sono andate delle ragazze che si erano iscritte sono andate a fare ingegneria gestionale, perché è forse la meno ingegneristica delle ingegnerie, ecco, in questo senso. Bene, ci sono stati colleghi che hanno detto: siccome ci sono molte ragazze, il livello della laurea si abbassa e quindi come tale io preferisco andare a insegnare in un altro corso di laurea. Ecco, questo vi dice che è proprio il problema. Come noi, quando parliamo di segretario, è chiaro che è una persona importante, parliamo di segretaria, insomma è una che fa appena per il suo mestiere. E quindi è vero, c'è un cambiamento e dico, io quando fino al 2005 le ragazze che io ho fatto laureare erano 124 e quindi le sapevo tutte, le conoscevo tutte proprio di persona. E devo dire che non tutte hanno avuto una vita felice, perché fare poi conciliare la famiglia con il lavoro e così via è una cosa sempre abbastanza complicata. Però, come dico io, quando le ragazze andavano a dormire dicevano: odie diem non perdidi, perché la soddisfazione di fare un lavoro che piace, di farlo volentieri, in realtà fa sopportare anche queste cose che tante volte non sono gradevoli. Io sono contenta, come dicevi tu prima, perché ho mandato un pezzo d'Italia, dico proprio così, sulla cometa, ma insomma io ho mandato uno strumento che si è occupato di trapanare la cometa per riuscire a capire come è fatta la cometa. Allora uno dice: c'è una diversa attenzione femminile a uno strumento che viaggia nello spazio, uno strumento. Oppure mi sono occupata tante volte della stazione spaziale, perché la stazione spaziale ci ha sempre creato qualche problema. C'è un diverso modo di affrontare un problema spaziale da donne, non da uomini. Ecco, ho sentito prima che si diceva la sensibilità, direi proprio che è questa. Guardate, quando il mio strumento era arrivato sulla cometa, e avevamo anche perso, poveretto, io mi sentivo vicino al mio strumento e soprattutto mi domandavo, a me non interessava tanto i dati che potevo avere, ma soprattutto a che cosa sarebbero serviti questi dati. Lo stesso, quando mi occupavo della stazione spaziale,
La stazione spaziale è bellissima perché ha un problema grave, cioè respira, fa delle oscillazioni, oscillazioni che lentissime, per cui nel corso di una giornata potrei, come dico io, respira. In realtà noi non vogliamo che faccia queste oscillazioni perché noi dobbiamo usare alle antenne che ci sono sopra che devono puntare, guardare a terra, e quindi ci vuole il puntamento. E io mi domandavo, se non riesco a controllare queste oscillazioni, l'antenna che deve trasferire dei dati non punterà direttamente a terra. E pensare a quei poveretti che sono a terra, che stanno aspettando i dati della stazione spaziale, e quindi come tale non li riceveranno bene. Ecco, secondo me quello che distingue profondamente il modo di agire, il modo di affrontare i problemi di noi donne rispetto agli uomini è la considerazione delle profonde conseguenze che il nostro agire può avere. Effettivamente, in molte, moltissime donne che io ho conosciuto, questa attenzione c'è, l'attenzione di dire faccio questo, a che cosa serve e che cosa può comportare. E devo dire che quando riesco a darmi una risposta positiva, sono molto contenta. Grazie Amalia, e proprio questo mi era quello che volevo chiedere a ciascuna di voi, adesso lo faccio appunto con Guendalina Salimei. Mi piacerebbe proprio capire, alla luce appunto della sua esperienza, che cosa secondo te le donne portano al mondo dell'architettura. Cambia proprio lo sguardo delle donne, cambia anche l'idea del successo, secondo me, in architettura. Che cos'è che cambia? Allora, pensavo un po' infatti a queste domande e penso che sia anche un po' allora il tema dell'architetto. Prima Agnese Pine diceva il direttore è in qualche modo l'elemento verticale, no? Quello che poi decide, e quindi c'è nel giornale, lei diceva, c'è una struttura piramidale, e questo un po' dovunque, no? Anche negli studi, ma anche nell'università. Quello che forse è un pochino, almeno nella mia esperienza, ma potrebbe essere anche proprio un punto di vista diverso, è che le donne hanno invece un atteggiamento, almeno io l'ho avuto moltissimo, un atteggiamento più di team orizzontale, no? E non verticale. Chiaro che poi tu sei il capo progetto, sei quello che ha la responsabilità più grande, sei quello che poi andrà a raccontare il progetto all'esterno e ne avrai anche le conseguenze, no? Perché sei come dire, il capogruppo, sei quello che ne risponde anche forse un pochino più di tutti, non tanto in termini di responsabilità, ma in termini anche di immagine. Però la cosa che noi abbiamo sempre, e io ho sempre voluto fare, è quella di trovare una organizzazione orizzontale, che vuol dire che sia la persona che lavora con te, ma anche tutte le persone che sono attorno, no? Noi ovviamente facciamo un mestiere che oggi non è un mestiere che può essere da solo, perché noi ci occupiamo della città, ci occupiamo dell'ambiente, ci occupiamo di parti della città, e in qualche modo dobbiamo prevedere anche come le persone viveranno, no? Quali possono essere le nuove tipologie di edifici, come la scuola evolve, come evolvono i musei, come evolveranno le case, quindi abbiamo delle responsabilità importantissime, e quindi dobbiamo avere a che fare con tantissime altre professioni, che sono gli ingegneri, che sono i nostri cugini, ma anche agli antropologi, ai geologi, ai paesaggisti, agli agronomi, poi tutti anche le strutture pure, diciamo, dei nostri sottomestieri, per cui non so, penso agli ingegneri, abbiamo a che fare con gli ingegneri idraulici, marittimi, meccanici, adesso qui me ne scordo qualcuno, ma sono tantissimi. E quindi quando si fanno queste grandissime riunioni, io ho notato che voglio ascoltare tutti, voglio ascoltare il punto di vista di tutti, e quindi probabilmente c'è una capacità anche di mettere a sistema e quindi di organizzare anche orizzontalmente, diciamo, vogliamo dire così, proprio l'interdisciplinarietà. E questa è un qualche cosa che forse è molto utile in questo momento.
perché è molto utile, perché fa vedere le cose non da un solo punto di vista, ma da un punto di vista più ampio, probabilmente apre, no? Perché ogni professione è un po' arroccata, questo lo sappiamo, perché ogni professione è un po' arroccata sulle proprie, come dire, questioni disciplinari, no? Invece oggi c'è un momento importante in cui noi abbiamo capito, adesso faccio un esempio, che se ci si ammala, cosa che ovviamente oggi è molto all'ordine del giorno, ma questo per esempio noi l'abbiamo cominciato a fare con i medici, no? Già all'interno dell'università loro ci chiedevano, ma come mai per esempio nelle città c'è una grande concentrazione ad esempio di malattie metaboliche, forse dobbiamo cominciare a lavorare con voi, dobbiamo cominciare a lavorare anche con chi si occupa della città, perché noi possiamo sì risolvere un problema medico, ma dobbiamo risolvere un problema anche di prevenzione. E come si fa con la prevenzione? Diciamo, la prevenzione vuol dire anche strutturare la città in modo diverso, capire in che modo l'ambiente, va bene, adesso poi ovviamente la questione sarebbe complessa, però diciamo c'è la possibilità di avere dei punti di vista diversi, e questo per esempio è una cosa importante. Poi mi riferivo anche alla collega ingegnera, no? La collega dello spazio, la Finzi, che diceva che tutto sommato anche la nostra capacità è quella anche di vedere le cose da un punto di vista, io gli darei un'altra parola, ma il concetto è lo stesso, etico, cioè il nostro lavoro, per esempio faccio un po' diciamo appunto riferimento a quello che faccio io, serve, no? Gli architetti sono sempre sembrati quelli che fanno il superfluo, quello che fanno le cose un po' inutili, che non servono, che sono solo legate un po', no? All'in più, al surplus, all'effimera, alla vanità. No, il nostro mestiere è un mestiere fortemente etico, perché con una grandissima anche forza, diciamo, sociale e di responsabilità e di dovere proprio per il, come dire, per il futuro della nostra vita, quindi ovviamente in senso lato, quindi delle nostre città, dei nostri territori, dei nostri paesaggi e soprattutto anche per l'Italia, soprattutto per i nostri beni, perché noi abbiamo veramente una quantità di beni culturali e quindi di come dire, di paesaggi particolari e importanti che dobbiamo capire come tutelare, come portare a nuova vita, insomma abbiamo tantissime come dire, temi di responsabilità. E forse questa è un'altra cosa in cui il genere femminile, anch'io sono abbastanza d'accordo sulle quote rosa, sono sempre stata un po' come dire, combattuta, perché da un lato capisco che se no non arriviamo al risultato, dall'altro lo trovo un po' fare la comunità del panda, cioè delle persone, no, del diverso, però penso che forse la questione delle quote rosa è può aiutare proprio a far entrare all'interno dei meccanismi decisionali, ma anche dei meccanismi operativi, tantissime donne e anche con punti di vista diversi, insomma, che danno, questo lo potrebbero dare moltissimo anche alla politica, quindi alla gestione, per esempio, delle cose che facciamo, dei punti di vista diversi, e non copiare, no, il punto di vista che è un po' un punto di vista spesso più, non dico, non so neanche bene come dirlo, non è più forte, ma forse anche un po' più univoco, no? Che certo, è un po' quello dei nostri colleghi uomini. E quindi questa, diciamo, questa unione farebbe benissimo a tantissimi campi. Io sono, esatto, io sono convintissima. Ti ringrazio. Chiuderei con Agnese Pini proprio su di un tema. In realtà le prime donne, adesso vedete il buio, si sta facendo proprio notte nel mio computer, le prime donne in realtà spesso e volentieri amano poco fare le prime donne, amano poco emergere, e adesso in tutti questi interventi quello che mi porta a casa è, come abbiamo detto, il bisogno di raccontare, il bisogno di esprimere questa diversità, di farla vedere, eppure spesso e volentieri per noi giornalisti è difficile convincere una donna a
scrivere magari di un determinato argomento, a farsi avanti. Noi stessi ci sforziamo di andare a cercare la donna economista, la donna politologa, però come ci dicevamo oggi Agnese, non è sempre facile. Secondo te perché c'è questa difficoltà a mettersi in prima linea, ad esporsi? Non ti sentiamo? Avevo dimenticato di accendere il microfono. Non vorrei dire una cosa un po' troppo così tranchant, però non lo so, io penso che sia vero chi dice, e sto facendo una citazione senza ricordare l'autore, quindi questo per un giornalista è terribile, ma chi dice che le donne sono i neri del mondo, e lo sono davvero un po', perché poi questa condizione di essere un gradino sotto, e che aveva risvolti anche a livello giuridico, sociale, civile, culturale, pesantissimi. Il nostro diritto di famiglia è cambiato non troppi anni fa, quindi insomma non è che parliamo di preistoria. È entrato un po' nel DNA di tutte noi, è entrato davvero. Cioè, le donne, e non bisogna avere paura di ricordarlo anche nel 2020 e di ribadirlo, sono state davvero perseguitate. Da millenni, direi, insomma, no? Ecco, quindi non ce lo dobbiamo dimenticare, non dobbiamo avere neanche vergogna di dirlo, perché è così, purtroppo. Abbiamo sempre per millenni tenuto posizioni di passi indietro, quindi questo ha prodotto degli effetti che non è che non ci sono e non si sentono, li interiorizziamo tutti quanti, li interiorizzo anch'io che di anni ne ho 35 e dirigo un giornale, quindi dovrei sentirmi fuori da questo problema, ma non mi ci sento, perché interiorizzare una condizione di inferiorità è qualcosa che va al di là di ciò che si fa, si riesce a ottenere, ad avere o di ciò per cui si combatte, è davvero qualcosa che a volte ci portiamo dietro e non ce ne rendiamo neanche conto. Io penso che derivi da qui anche la difficoltà con cui le donne si mettono in mostra, no? o dicono di valere, o si sentono abbastanza per poter finire su un giornale, su una televisione, perché sono abbastanza autorevoli, abbastanza preparate, abbastanza brave. Io credo che dipenda proprio da un problema di DNA che ci portiamo dietro da troppi secoli, da troppi millenni, e che quindi ci è un po' connaturato. E mi viene in mente un esempio personale a questo proposito, che riguarda me e anche mia madre. Mia madre è adesso in pensione, ma faceva l'insegnante di scuola media, e vi assicuro è una donna assolutamente colta e, come potrei dire, emancipata sotto ogni punto di vista. E ricordo, anche mio padre faceva l'insegnante, lui di scuola superiore, e io ricordo perfettamente che quando ero piccolina chiesi a mia madre come mai lei guadagnasse meno di mio padre. In quel caso la risposta sarebbe stata molto semplice, cioè mio padre aveva più anzianità di lei e lavorava alle superiori, insegnava alle superiori dove gli stipendi sono leggermente più alti. Ma mia madre non mi dette questa risposta, che era quella corretta ed era anche semplice. Mi rispose, da donna vi assicuro laureata negli anni 60, emancipata e quant'altro, mi rispose che mio padre guadagnava di più perché era un uomo, e non me lo disse come una cosa brutta o bella, me lo disse come una cosa neutra. Normale. E io l'ho appresi come una cosa neutra, e ci ho messo tantissimo tempo per capire che non era giusta, perché per tantissimo tempo quella cosa era neutra perfino per me, e non ci applicavo un senso critico. Per avere senso critico bisogna crescere, battagliare, soffrire, sbattere di naso. Occorrono generazioni per sviluppare il senso critico. Allora io credo che mia figlia, se ne avrò una, avrà più senso critico di me, perché io le avrò già trasmesso il mio. Ma per acquisire il senso critico che ci porta a sentirci uguali ai maschi, occorrono generazioni, perché ne abbiamo troppe alle spalle in cui questa condizione era naturalmente diversa. Ma naturalmente, e naturalmente significa davvero naturalmente. Vi faccio un altro esempio e poi davvero chiudo. Quando ero al liceo a Carrara, negli anni primi 2000, in cui l'immigrazione ancora era un fenomeno sconosciuto, io avevo in classe una ragazza siriana che si chiama Zena, e che porta tuttora, credo, perché era un po' che non la sento, ma sono convinta di sì, il velo, in una piccola città di provincia in cui la cosa non era assolutamente all'epoca sdoganata, però proprio perché era l'unica, veniva trattata con gentile condiscendenza, perché poi il problema dell'immigrazione sia quando sono tanti, non quando sono pochi.
E lei a domanda perché porti il velo e non ti senti discriminata, non ti senti che hai meno libertà di me, mi rispondeva con estrema naturalezza di no, ma perché quando tu senti in famiglia che quello è normale, è davvero normale, ma era normale come era normale per me che mia madre guadagnasse meno di mio padre perché era una donna, non c'è differenza in questo, per cui i diritti sono questioni che vanno interiorizzate e ci vuole tanto tempo. Penso questo, però io siccome sono partita positiva e chiudo positiva penso davvero che siamo sulla buona strada. Grazie Agnese e chiuderei grazie. Con una frase che ha scritto proprio il regista del film su Emma Carelli: c'è un procedere della storia che appiana tutte le ingiustizie, quindi anche il regista è profondamente ottimista su questo procedere della storia. Io mi permetto di dire che questa storia non si fa da sola, non è una è una storia che farebbe continuamente marcia indietro in versione AU se non ci fossero prime donne come voi e tante donne che si ispirano a voi e che vanno avanti in questa strada. Vi ringrazio tantissimo, è stato davvero molto ispirante, spero di rincontrarvi presto. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Grazie.